E bentornati, benvenuti su Go Italia. Ritorniamo da dove ci eravamo lasciati. La ricerca del maledetto Bud che ci ha tradito. Fin qui tutto bene. Ci ha quasi ucciso. Abbiamo perso i nostri amici, insomma, macello. Muoviamoci. Andiamo avanti. Ah, ok. No. Che dice? Ah, ok. Trovato nulla? Trovato niente, BD? Andiamo a vedere, un attimo. C'è dato il tempo in gruppo. Ok. Da che parte? Dobbiamo trovarlo, BD. Sempre se è ancora qui. Ok, allora lui già ci dice dove dobbiamo andare. Cioè, noi cerchiamo anche sempre qualche collezionabile o qualcosa. Vediamo, eh. Mi sembra che non c'è nulla, però. Ah no, c'è proprio nulla? Ok, va bene. Qua credo che... Ok, siamo senza spada. Non è che... Scansione. Ah, e quindi... Qualcosa mi dice che non è una base imperiale qualunque. E come ci passiamo qui? Ah, ok. Ho detto vabbè, ma può essere di sì, può essere di no. Ho detto vabbè, però ok, va bene. Una buonissima notizia. Potete che ci ha dato la nostra fidanzata. O meglio quello di Castis. Un attimo, eh. Ah, ok. Bene. Salutami BD. Grazie. Per motivi di sicurezza, l'hangar è inaccessibile. Fino a nuovo ordine, tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. Per motivi di sicurezza, l'hangar è inaccessibile. Fino a nuovo ordine, tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. Che sta su... Aiutami! Come mi assicuro? È un agente dell'ufficio di sicurezza imperiale, la polizia segreta dell'impero. Impeccabile. Fermo. Motivi di sicurezza, l'hangar è inaccessibile. Fino a nuovo ordine, tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. È successo qui? Tu mi farai accedere al tuo terminale. No, non posso. Non sei autorizzato. Sono autorizzato. Non stai facendo niente di male. Sei autorizzato. Accesso consentito. E poi l'ha distrutto. Bastardo. Se questa è una base dell'USA, perché Bod è qui? Forse al servizio dell'intelligence imperiale. Per motivi di sicurezza, l'hangar è inaccessibile. Fino a nuovo ordine, tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. Come mi diverto con loro.
Momenti divertenti qui su Go Italia. Vieni, vieni. Basta giocare con loro. Questo. Fino a nuovo ordine, tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. Ok, BD, aiutaci, grazie. Ah, ok. Se, penso aver capito dove devo andare, al di là di questi deficienti, che non stanno facendo nulla, fra l'altro. Li ho allertati, ma... idioti, non stanno facendo nulla. Per motivi di sicurezza, l'hangar è inaccessibile. Fino a nuovo ordine, tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. Ah, una vivo. Ancora nessun allarme. Per motivi di sicurezza l'hangar è inaccessibile. Fino a nuovo ordine, tutti di là non ci arrivo. Transiteranno dalle piattaforme terziarie con ispezioni approfondite. Ah, ok. Gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. Penso ci stia rinunciando. Cioè, come sfotte pure, mi sta trollando il gioco. Vabbè. Ah, vaffanculo. Vabbè, ok. Prendetelo prima che fugga. Spero di vincere. State calmi e siate pronti. No, non ci riesco. Anche brutto, cadete. Ma quando mai? Cala proprio un bel ragazzo. Per motivi di sicurezza, l'hangar è inaccessibile. Fino a nuovo ordine, tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. Beh. Un attimo, ma c'era qualcosa là. Fammi discendere. Ma però in realtà la strada è questa, quindi... Per motivi di sicurezza l'hangar è inaccessibile. Fino a nuovo ordine, tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. What? Ah, una scocciatoia tipo? Mi sa di sì, perché da qua siamo venuti. Ok, a posto. Era una scocciatoia, vabbè. Cerco di fare pochi tagli, perché poi anche mi dispiace pure, però insomma, in questo caso era più che un fede non sapere dove andare. Come sempre. Per motivi di sicurezza l'hangar è inaccessibile. Fino a nuovo ordine, tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite. Ma li posso anche fare fuori, teoricamente, effettivamente. Ma mi sa di sì, li facciamo fuori. Ma yeah. Bersaglio localizzato. Il Jedi è finito. Benissimo. Scusa, nemico amico? Beh, nemico. Ovviamente. Diamo un'occhiata. Serve di backup. Accedi. Massima cautela.
Bod non deve sospettare di niente. Non riesco a crederci. Lord Vader e l'Inquisitore. Sono tuo alleato. Scusa, ma ti devo uccidere? Che mi sta sul cazzo. Grazie, posso. Un terminale. Forse Bod è in archivio. Bene, Bod è qui. Deve trovarsi negli alloggi degli agenti. Ehi, tu non dovresti stare qui. Oh, attenzione. Andiamo di qua. Bisogna sbloccarla. Ottimo lavoro, PD. Lasciatemi dare per primo il benvenuto ai nostri ospiti dell'Inquisitorio. Siamo grati a Lord Vader per il suo interesse nelle nostre operazioni. Continueremo a dimostrare che questo ufficio è indispensabile per l'impero. I nostri nemici sono numerosi, ma grazie alle informazioni che l'ufficio ci trasmette, avremo la meglio. Siate sempre vigili, sempre allerta. Siamo dell'ufficio. Non ci posso andare, l'ho ammazzato. Siamo gli occhi dell'impero. Non c'è dire niente quel saltino, il fatto che ti fa morire è più tipo non devi andare là. Ok, però qua sì, però uscito 1-1. Ma si così frizzati, imbecilli? Veramente? Vabbè, andiamo. Forza. Oh. Ho detto io li devo affrontare, però vabbè, li devo affrontare in modo mio, invece va bene. Portatelo immediatamente. Faccio a pezzi. Non te credi? Fosse una trappola. Pochino. Per arrivare a Bod dobbiamo trovare il comandante della base. Non posso chiamare l'ascensore da qui. Scansione, scansione. Che c'è, amico? Che cosa dice? Mm-hmm. Quindi? Dove lo prendo? Lascia passare. Ho un nemico morto? No, non lo so. No, però non si apre. Ah, ok. Giusto. A
Tutte le forze di sicurezza. L'intruso si è dileguato. Riferire qualsiasi avvistamento al comando centrale. Credi davvero che ci sia un Jedi? Impossibile! Sarà un esercito. La pausa è finita! Un attimo, no? No, per forza di là anche a me. Qua c'è sta parte lineare, ma allo stesso tempo bella. L'intruso è stato identificato come il terrorista Jedi Cal Kestis. Portatemelo vivo! Niente piattaforma. Vai giù. Inizio controllo sistema. Funzionante entro parametri accettabili. No, vabbè, però se... aiuto, ci cazzo che non niente. Funziona. Casino. Aperto di là, quindi devo andare di là. Certo, vai. Oh. Che brutta cosa. Andare sopra, adesso non andare sopra. Non mi... chiedo rinforzi al rapporto al comando centrale. È possibile. Vedo sta alternativa però. Forse ci sono, forse ho capito. Ah, vaffanculo. Sono stato colpito. Disastro. Bastava passarci con la cosa verde, era semplice, va bene, non c'è posto. Penso ci stia rinunciando. Barriere laser spente. Attenzione!
Ok, penso che abbia aperto la porta che stava a destra. Se ho capito bene. No? No. No, ovviamente no. Ok. No. Devo andare sopra. Aperto sopra, vabbè. Qualcuno ha visto il jet? Salve. Cal Kestis. Ho sempre pensato che ti avrei incontrato legata a una sedia da interrogatorio. Questa l'ho già sentita. Ed è strana. Comunica la fine dello stato di allerta della base. Oppure? Tu sei un Jedi. Conosco i tuoi punti di forza. E le tue debolezze. Apri le comunicazioni. Ora. Sono il comandante Denvik. Il Jedi è stato neutralizzato, allerta sospesa fino a nuovo ordine. Soddisfatto? Sono qui per Bo Dakuna. Come hai trovato questa base? Un localizzatore sulla nave di Bod. Incredibilmente avventato. I suoi rapporti indicano che siete diventati molto affiatati su Coruscant. L'hai mandato tu a infiltrarsi nella mia squadra. Esatto. Bod è stato la mia arma per molto tempo. Molto efficace. Al contrario di quegli orrori corazzati nell'Inquisitorio. Allora è vero. Sira è morta per colpa tua. No, per colpa di Bod, però. L'operazione su Jedha non è iniziata. Tu menti! L'Impero ha bruciato gli archivi, guidato da Darth Vader. Lord Vader. Devo mettere fine a questa storia! Non capisci? Bod ti ha attirato qui per distruggermi! Stanno arrivando! Sono morto se non... Già. Quindi? Ma scusa, cioè, dai. Vabbè. Penso che la nostra faccia è conosciuta in tutto l'impero, non vorrei dire, però vabbè. Capisco, però. Che hai scoperto? Biancheria dell'ufficiale, what the... Vabbè. Sembra fatta per te. Quindi abbiamo la possibilità di vedere tutto. Ci fa piacere. Comunque dobbiamo andare di qua. Travestimento improprio, però vabbè. C'è qualche altra cosa da scansionare. Non si sa. L'idea di andare di qua. Bod dovrà vedersela con noi per arrivare alla sua nave. Andiamo. Ah già, ok. Stavo dicendo non ci diamo. No, se può. Al momento non se può. Se qualcuno ti vede, addio copertura. Appunto. Ma anche la tua faccia, Cal, però, vabbè. Di là si può andare in realtà. Qua dice che è accessibile, non sappiamo che c'è. Se c'è collezionabile o qualche brutta sorpresa. Collezionabile, posso. Console. Accediamo.
Ottima idea, BT. Ci vediamo, dall'altra parte. Dove stanno interrogando il Jedi? Perché? Vuoi torchiarlo anche tu? Proprio così. Ma gli assaltatori hanno un qualche tipo di addestramento specifico? Forse sto interrogando il Jedi. Per le menti credi deboli. Che sia ancora già vivo? Questo lo sospettavo. Vabbè, ci abbiamo un altro collezionabile qua. Dunque, collezionabile, insomma, il potere, l'energia. Ok. Vabbè. Come arrivo agli alloggi degli agenti? Sei una recluta, suppongo. Proprio così. Beh, questa domanda mi fa sorgere qualche dubbio sulla tua preparazione. Ora gira al largo, non ho tempo per te. Grazie per il caloroso benvenuto. No, ragazzi, ma... Un'altra parola e ti farò il rapporto per insubordinazione. Non vorrei dire, però noi abbiamo quattro stellette e lui ha detto sei una recluta, suppongo. Non voglio avere niente a che fare. Avremo... Questa volta Denvik si è superato. Ha battuto gli inquisitori al loro stesso gioco. Non farti sentire dai nostri nuovi ospiti. Motivo ospiti della sua presenza? Ho un appuntamento. Qual è la natura di questo appuntamento? Teniamo d'occhio loro. Riteniamo che l'intruso non agisse da solo. Qui nessuno è entrato o uscito. Devo chiamare un droide della sicurezza, non si muova. Mandate un droide della sicurezza. È proprio necessario? Fammi passare, subito. Non posso. Non senza autorizzazione. Fammi passare e metterò una buona parola con Denvik. Una buona parola con Denvik? Sì, prego, agente. Boh, vabbè. Ehi, amico. Tieniti pronto a tutto. Cioè, ritengo questa cosa che della... cioè, doveva togliere le mostrine in modo da essere un... vabbè. Continuiamo, ci fossilizziamo su sta cosa. Sbloccala. È così che si fa. Non è qui. Guardiamo in giro. Per tutto questo tempo non ha fatto altro che spiarci. Non si può mai fidare di nessuno. Un attimo che sto con... Mamma! Calmati, tesoro. Lo so, Kata. Adesso siamo solo io e te, hm? Solo io e te. La figlia di Buddha e sua madre. Ti è allertato, c'è qualcosa? Ok, vai. Ciao, Kata. Tornerò presto. Non vedo l'ora di riabbracciarti. Ti porterò un regalo. No, no, la target è qui. Hey, ok, 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 andiamo. Ok. Che succede? Si attiggerà un attimo, però poi dopo nulla. C'è medita qua. Amico, qua! Ah, accedi, ma infatti? Infatti?
Ok, camera da letto, vediamo un po'. Interagisci. Un'unità dati, sembra antica. Vediamo cosa contiene. Infatti. Ecco, come lo vediamo? La mettiamo dentro qualcosa, tipo qua? Esatto, vedi? Ok. Cosa hai trovato? Era l'ologramma che Dagan stava guardando in... Aia. Figlio. Scusa, io... Mi hai spaventato. Tu devi essere Kata. Beh, io sono Kal. E questo qui è BD1. Tanto piacere. Dov'è tuo papà, Kata? Ha detto che dobbiamo partire. Tu non lavori qui, vero? No. Sei la prima persona che lo capisce. Sei davvero un Jedi? Sì. Lo sono. Beh, devo finire di prepararmi. Non trovo il mio pupazzo Muki. Ah. Sì, ti aiutiamo noi a trovarlo. È questo Muki? Un po' mi somiglia. Un po'. È un regalo della mamma. Kata. Tuo papà ti ha detto dove vuole portarti. Doveva essere una sorpresa. Ma sei arrivato qui prima del previsto. Vieni, Kata. Papà, che sta succedendo? Lui è il mio migliore amico. Abbiamo litigato, ma sistemeremo le cose. Vero, Kal? Hai trovato Muki? Tu eri un Jedi? Sì. Come sei sfuggito all'epurazione? Come altri facevo la spia per il consiglio durante le guerre dei cloni. Ho usato quelle capacità per sparire. Mi sono nascosto. Non sapevo di chi fidarmi. Bello stronzo. Ti suona familiare? Già. Già. Ma poi ho incontrato una donna davvero incredibile. Tua mamma. Un giorno, mentre io e Kata eravamo fuori insieme, è arrivato un messaggio. Non tornate a casa. Inquisitori. Cercavano me. Mia moglie ci ha dato il tempo di fuggire. Boh. Prima o poi mi avrebbero preso. Così mi sono accordato. Benvick ci nasconde. E in cambio, papà si rende utile. Ho capito, ma non ti avevano detto di uccidere... Ci hai mentito fin dal primo giorno. Cioè... Tanalor poteva salvare entrambe le nostre famiglie. Volevi consegnarlo al cammino segreto. A degli estranei. E tu eri pronto a sacrificare migliaia di persone per salvare te stesso. Sei un mostro, Bob. Beh, sì. Sì. Lo penso pure io.
Avremo un padre. Sembra le solite giustificazioni, perché io sono un padre, però. Cullandola per la prima volta, ho visto l'intera galassia nei suoi occhi. Beh? Tu non puoi capire. Non puoi capire, se tu non puoi capire, coglione. Magari Cassis no, ma io sì. Capisco il tradimento. E che mi hai attirato qui per distruggere questa base. Giusto? Beh, combattere l'impero è la tua specialità. Scappa, Kata, scappa! Ma vedi? Non ci si può fidare. Ma l'ho detto. Ma che porco. L'intruso era nel mio alloggio. È andato. Sparate per uccidere. Capite? Uccidete. Capite che stronzo, perché ho ucciso? Ma io lo sapevo già. Vod! È incredibile, capite? Toglietevi di mezzo. Come ha fatto? Tutto il personale rimasto si presenti all'hangar. L'inquisitorio sta tentando di prendersi la base. Quanto è bella sta abilità. Ci farà doppi affetti. Veloce, veloce, come piace a me, bellissimo. Noi dobbiamo andare un attimo. Ok. What? È chiuso però, scusate. Dice di qua. Ha detto lui di qua. Ah no. Com'è? Mi fai scherzetti, mi fai scherzoni, scherzoni. Te parevo, lo sapevo, ho detto benissimo, qualche surprise. L'ascensore non funziona da qui. Di fango, comunque andiamo a prenderlo. Prendo sto stronzone. Hey Cal, le comunicazioni sono in fermento, tutto bene? No. Bond sta scappando. Sì. Se lo perdiamo non lo vedremo più. No. Hey Merlin, hai sentito? Marin, dove si è andato a cacciare? Se mai succede qualcosa, meglio un salvataggio. Se mai. Troppo tardi.
Toppatardi, che è successo? No, no, come Toppatardi? No. Oh, ma si è fermato un attimo, Cal. Scappato. Dobbiamo tornare sulla Mantis. Tutto il personale subito al campo. Vabbè, niente. Marin! Cal! Cosa ci fai qui? Tu che dici? Ti sto salvando! Oh oh! Problema. C'è di là, un attimo. Ma perché fa così? Che... Vabbè. Avere un'iniziativa non mi piace mai. Non posso mai fare cose diverse da quelle previste. Vabbè. Vabbè. Fate la doppia spada che... Ah, non si può... Vabbè. Ben fatto, BB. Guarda un po'. Occhio! Come ha fatto? Ok, vai. Vabbè, allora muori e basta. Stai bene? Sì, andiamocene da qui. Ancora? Ce l'andiamo o no? No, mi sa di no. Vabbè. Dov'è Bod? Se n'è andato. Ha preso sua figlia e la bussola. Mi ha usato come diversivo. Maledetto. Avanti, Jedi. Fallo. Fallo! Meglio te che Lord Vader. Lui chi è? Ci ha scatenato addosso Bod. I miei amici. Cordova. No. Sì. A freddo no. È colpa tua. Cal. A freddo no. È Cal. Questo che vuole Bod. So che stai soffrendo, ma tu non sei così. L'impero ci ha tolto già abbastanza. Non perderò anche te. Non succederà. Ci vediamo sulla Mantis. Rapiamolo almeno, non lo so, ci possiamo dire info, no? Saluta gli inquisitori da parte mia. Ma cos'è? Sto bene. Sto bene, amico. Non preoccuparti per me. E quest'altro episodio lo facciamo concludere qui. Momenti incredibilmente forti. Sto registrando tutti gli episodi uno in fila all'altro in modo da poter concludere la serie in maniera spettacolare. E ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto da Go Italia. Ciao.